Signore e signori, buonasera. Ci troviamo nel Palazzo Comunale dello Sport di Asso, dove la Proasso ha organizzato una serata danzante per festeggiare il Carnevale 84. Lo spettacolo ha riscontrato il favore del pubblico, infatti numerosa è stata la partecipazione da parte della popolazione assese ed anche di coloro che abitano nei paesi vicini. La serata ha visto come maggiori protagonisti Vittorio e le simpatiche presentatrici Raffaella e Pinuccia e naturalmente il pubblico, a cui l'occasione per divertirsi non è certo mancata, come vedremo dalle immagini, grazie soprattutto all'alta professionalità del complesso La Traveling Band. Ricordiamo i nomi dei loro componenti: al basso Giampaolo, alla chitarra e voce solista Ambrogio, alla batteria Graziano, alla chitarra solista Renzo e alle tastiere Roberto. Un vivo ringraziamento va dunque alla Proasso e in particolare ai loro organizzatori, i signori Di Lauri, la signora Egle, la signora Della Nuce, il presidente e il dottor commendator Bertossi e la signora Anna Maria e tantissimi altri volenterosi. Inoltre un grazie particolare all'amministrazione comunale che ha messo a disposizione il Palazzo dello Sport e molti uomini per l'allestimento dello stesso. Detto questo, diamo ora spazio alle immagini e buon divertimento. We'll be right back.
Nina. Ciao. Senti, volevo chiederti. Aspetta, facciamo vedere l'indianina per favore. Pinuccia, scusa, facciamo vedere gli indiani qua. Signore, guardate che vi stanno riprendendo, eccola, bravissimi. Allora, è un costume che ha molta fantasia, allora l'hai ideato? Sì, l'abbiamo fatto noi. È perfetto, tra l'altro è un po' così, anche estroso. Non penso che gli indiani avessero tutte queste belle decorazioni. Certo, in festa oppure quando sono in guerra. E tu in questo momento sei in festa o in guerra? Io sono sempre in festa, sono mi fa piacere. Pace, non per la guerra. Ciao. Signorina, mi scusi, signorina, prego, può venire un attimo? C'è una signorina che è molto timida, non vuol venire. Signorina, prego, signorina! C'era una signorina molto timida, è scappata. Spero di poterla recuperare più tardi. Qua è un americano, perfetto, anche tu scappi, vieni americano, vieni, vieni che ti facciamo vedere un po' dalla televisione. Ci sei? Ci siamo? Ciao, allora come ti chiami? Pierino. Di dove sei Pierino? Sono di Brindisi. Sei di Brindisi? Ma come, non sei mica un americano? Ah sì, sono, arrivo dall'America, ma comunque sono da Brindisi però. Sei di Brindisi, allora vabbè. Sei. C'ho qui un'amica da una Russia, se vuoi te faccio vedere, un'altra amica mia. Un amico tuo, un russo? Sì. Una russa? Una russa. Perfetto, allora che sia di buon auspicio, che sia di buon auspicio, chiamiamo questa amica russa, vabbè, prego. Qui la mia amica, avanti. Allora, vogliamo la russa qui con noi, assieme all'americano? Eccola qua un'altra russa. Qui siamo due amici. Siamo attorniati dalle russe e dagli americani, signori. Un evento finora permesso. Portiamoci un po' avanti, per favore. Sto intervistando il buster, lo facciamo dopo. I nostri amici, abbiamo l'americano, gli americani e le russe. Che significato ha per voi? Pierino, tu sei di Brindisi, abbiamo detto, no? Ecco, però. Li nascondiamo, signori, allora facciamoli vedere bene. Ancora! C'è la mia amica, ti faccio vedere la mia russa, avanti, parla, dimmi qualcosa! Di qualcosa, dimmi! Cosa devo dire? Il nostro è un segno di pace tra l'America e la Russia, sperando che tutto prosegua in meglio, insomma. Va bene. Insomma, che sia sempre di buon auspicio, volevi dire questo. Sia una bella giornata, meno di fare un po' carnevale più allegro, sperando che non sia come Venezia. Va bene, d'accordo, allora vi salutiamo. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Di quanti anni? 25. Una bambina di 25? Sì. Sì. Un po' immatura. Sei un po'? Immatura. Immatura? Fatti vedere allora, a me non sembra perché sei bella bianca e rossa. Ciao. Ciao. Tu sei? Rosanna. Ciao Rosanna. Ciao. Thank you.
Stelle. Allora, voglio sapere, tu che cosa rappresenti? Il tuo costume? È un'araba. Una? Araba. Un'araba. E ti trovi bene nei panni dell'araba? Sì. Solo che qui ti fa un po' più freddo, eh? Sì. E tu invece? Indiana. Un'indiana. Ma tu sai che le indiane vanno in giro a piedi nudi? No, sì, beh, ma fa freddo, eh. Va bene, ciao e buon divertimento. Ecco qua le nostre signorine che prima erano scappate. Prego, signorine, prego. Sono un po' timide, scusate. Sono solo un po' timide. Prego, signorine, venite. Sono un po' timide. Fatti tirare. Sono un po' timide. Allora, innanzitutto, buonasera, signorina. Mimma. Buonasera, il suo nome? Mimma. Mi scusi? Sandra. Ma si faccia vedere per favore. Qui. Ecco qua, c'è un po' di confusione, ma forse riusciamo. Eccola, bellissima, si vede nella telecamera lei? Sì, molto. Ecco, si faccia vedere. Lei da dove viene? Asso. D'Asso? Sì, più o meno l'età ce la vuol dire? No. No, preferisce di no. Ma che la mette usa, scusi? Gillette. Gillette? Senti, oggi, ecco, volevo cogliere l'occasione, visto considerato che è la festa delle donne, per farti gli auguri. Grazie. Ciao allora, buon divertimento. Ce l'hai? Sì, sì. Allora fatti vedere. Ecco qua, ma non ce l'hai, Lucino? Aspetta, vado a prenderlo. E intanto vogliamo intervistare un altro, non lo so come chiamarlo, un bambino, uno spirolino. Innanzitutto ciao, perché io ti conosco, io ti ho già riconosciuto. Eccoli qua in coppia, prego, in coppia. Allora, abbiamo il pirata e tu sei? Sbirulino. Tu sei sbirulino, allora chissà quante ne combini questa sera. Tantissime. Allora poi attenzione, perché poi ti mettiamo in castigo, va bene? Va ciao, bene. Io comunque so chi sei, sei sì, la Nicoletta. Ciao Raffaella. Ciao Nicoletta. La signora Egli, un pilastro portante della Proasso, un pilastro, allora, fondamento della Proasso. Non potevamo fare a meno questa sera di intervistare uno dei pilastri della Proasso, eccola qua. Signora Egle, buonasera innanzitutto. Buonasera. Allora, noi sappiamo che lei è una delle, così, dei massimi esponenti qui dell'organizzazione. Sono la vicepresidente della Proloco. Certamente, signora, vuole esprimerci eventualmente una considerazione sulla festa, su come sta andando? Guarda, mi sembra che stia andando molto bene e siamo contenti soprattutto della partecipazione della nostra gente. Speriamo di continuare, già nella festa di Natale è stato un successo, abbiamo fatto diverse manifestazioni, sono state tutte belle, speriamo di continuare e anche col prossimo Sabato Grasso speriamo di avere per i bambini un successo come questa sera. Noi miriamo soprattutto a far divertire le persone. Farle divertire. Certamente, penso che in questo ci siete riusciti. Grazie signora Egle, buonasera. Grazie. Un'indiana. Un miscuglio di sangue, una razza mista. Senti, allora. La mia morusa. Te già i matti.
sei l'indiana, qual è il tuo nome d'arte? Marika. Marika, ma questo qui sarà il nome vero, il nome d'arte? D'arte. Ma sei la moglie di Toro Seduto? Toro Seduto, mio marito. E dov'è adesso il toro? E chi lo sa dove è andato? È andato a sedersi, va. Ciao. Non mi interessa.
Secondo brano.
Thank you.
Thank you.
amore.